approccio oggi semplicemente più squadra. Sì, bravo, secondo me l'hai detta giusta tu, stavamo cercando delle chiavi di lettura, ma questa credo che sia la vera chiave di lettura. Queste ragazze qua giocavano per la squadra, non con la squadra, e si è visto negli atteggiamenti, si è visto nella voglia, proprio non ci sono tante cose tecniche onestamente in sta partita qua. Siamo state fantastiche nella tenuta dell'uno contro uno, praticamente per tutta la gara, a parte qualche minutino qua e là. Abbiamo, cioè, con una squadra che ha una qualità devastante, siamo riusciti a tenere spenti i terminali offensivi loro per due partite su due. Non ho niente da dire, cioè, siamo veramente una squadra notevole, impressionante, con un miglioramento nel corso della stagione che è indescrivibile. Me la dimostrazione che è stata una vittoria di squadra è la partita di Vittoria Lievi, no, vabbè. Che oggi non, ha fatto pentole e coperchi. Non si commenta. Ma testimonianza che è una squadra che è capace di dargli anche responsabilità offensive quando non sono naturalmente sue, insomma. Sì, sì. No, ma lei è una sorta di computer in campo e non c'è niente da dire. Cioè, il cambiamento che ha fatto in questi 4 anni è il massimo che io abbia visto da qualunque giocatrice che abbia allenato, nel senso che dal punto di partenza giocava da numero 4, adesso è praticamente un playmaker. Sì, è un playmaker vero e proprio, di quelli proprio col cervello, e non c'è niente da dire, perché veramente ha fatto due partite da MVP e basta. L'ultima battuta è relativa. Una partita dove il tiro da 3 punti è stato fondamentale in gara 1 e oggi zero triple, l'abbiamo visto. Di cui, se non mi ricordo male, 14 o 15 minuti tra cavallo tra terzo e quarto quarto senza neanche tirarne una. Sì, ce ne siamo accorti, all'intervallo ci siamo detti, vabbè raga, se tiriamo lo 0% da 3 non possiamo mica vincere. Invece, alla fine, vedi, non ci capiamo niente proprio. No, è verissimo, oggi non è... Cioè, è stata la difesa la chiave di queste due partite qua, perché onestamente non abbiamo mollato veramente niente, abbiamo fatto le scelte giuste e sono state interpretate anche in maniera perfetta dalle giocatrici. Pensi che oggi di avere qualcosa in più rispetto alle partite con Sanga del passato? No, perché non abbiamo neanche il tempo di preparare la partita, perché andiamo alle finali nazionali Under 19 che sono piazzate per esigenze della federazione, sono piazzate prima della finale, per cui abbiamo un giorno, la preparazione per noi è fondamentale, abbiamo un giorno solo per prepararla, faremo tutto il meglio che si può, sapendo che in più abbiamo che siamo una grande squadra di pallacanestro al momento e quindi ce la giocheremo fino in fondo. Grazie coach. Sono soddisfazioni? Oggi una partita stranissima da un certo punto di vista, vinta senza neanche un tiro da 3 punti segnato. Sì, diciamo che era una partita difficilissima perché loro di esperienza ne hanno molto più di noi, ma la volevamo così tanto che abbiamo messo in campo tutte le nostre energie, atleticamente gli siamo andate via. Infatti diciamo che il nostro game plan era quello di giocare senza la palla, con i tagli, e infatti la dice lunga che abbiamo vinto senza segnare da 3 punti, solo con i tagli. Sì, avevi tantissimo anticipo da parte di Smorto, anche a un certo punto box and one su di te, però sei riuscita, tagliando backdoor, a trovare ugualmente canestro. Però quello che volevo capire è, in quel momento lì, box and one, la squadra costretta a pensare per 3 o 4 azioni stava rischiando di impantanarsi. Poi siete uscite fuori e da lì in poi non vi ha più fermato nessuno, ma perché... Riuscite a non pensare o riuscite a giocare di flusso perché avete sicurezza dentro? Che cosa c'è dentro? Diciamo che noi siamo una squadra che va molto sul flow, sull'istinto, non seguiamo i giochi, gli schemi, infatti secondo me non stiamo lì nemmeno a pensare tanto, a mettere in pratica il gioco. Siamo una squadra che va molto di letture e quindi quel momento di blocco che in una partita ci può stare, una volta superato ci si è sbloccato e abbiamo continuato con il nostro solito flow. E poi oggi difesa, difesa, difesa. E oggi l'arma vincente è stata la difesa, e tanta fisicità, e siamo riusciti a portarla a casa. E poi Vitto che fa tutti questi canestri. Sì, sono felicità perché sono riuscita a dare un grande contributo anche... con tutte le mani addosso, e non sono molto abituata in questo, quindi sono davvero felicissima. Ok, grazie mille, alla prossima. Grazie. Allora, buona finale. Grazie. Ok, coach Molino, grazie.
siamo alla terza sconfitta con Costa Masnaga, che si è dimostrata in questi playoff la vostra bestia nera. Sì, a prescindere dai playoff, Costa Masnaga è un'ottima squadra e gli faccio i complimenti per come ha disputato questa annata a prescindere dai playoff. Loro sono più squadra secondo me rispetto a noi, perché dall'under 15 alla prima squadra hanno costruito questo sistema sia di gioco che di risultati, lanciando le giovani e costruendo un gruppo che sicuramente darà grande soddisfazione in futuro. Noi avevamo tecnica e esperienza, però non siamo stati una squadra, sicuramente ci saranno stati degli errori che poi a freddo valuteremo, ma soprattutto non siamo stati neanche molto fortunati. È scontato che abbiamo pagato i tantissimi infortuni, 6 mesi senza Ravelli, 4 senza Rulli, 3 mesi di Bonasia senza allenamenti, e l'infortunio a Premafuna a inizio anno e poi la frattura al dito. Il tentativo oggi di controllare il ritmo, insomma, sembrava che nel primo tempo stesse mettendo la partita sui binari che volevate. Poi nel secondo tempo mi è parso che Costa Masnaga abbia alzato di più i ritmi. Voi avete tentato anche qualche difesa tattica per provare a farle probabilmente pensare un po' di più, ma lì vi sono scappate di mano. Sì, ma il problema non è stato né l'aspetto tattico né la corsa, perché poi alla fine Costa non ha segnato tanto. Il problema è che Costa ha segnato poco, ma noi ancora meno. Ha chiuso la partita senza triple, che è una roba che all'andata invece aveva fatto male. Sì, diciamo che abbiamo sbagliato troppo noi, anche prendendo buoni tiri, però è inutile recriminare. Il concetto alla base è che loro durante il corso di questi anni hanno costruito, noi abbiamo iniziato quest'anno, avevamo un'ottima squadra, se le cose fossero andate in modo liscio e ci fossimo allenati per bene tutta la stagione, probabilmente saremmo stati un'altra squadra, però questo col senno di poi è facile dirlo, la realtà è che in questo momento Costa è stata più squadra di noi, aveva più energia, giocatrici che giocano da tanto tempo insieme, abituate da sin da piccole con lo stesso sistema, e in campo si vedeva. Noi abbiamo fatto fatica, per vincere avremmo dovuto tirare con buone percentuali, invece non l'abbiamo. Ci faccio un pronostico di finale a questo punto? Ma Costa l'ho vista molto bene, Sanga durante l'anno ha fatto una stagione eccellente, la differenza tra noi e Sanga è che Sanga da 4 anni anche loro lavorano un po' più di identità. Hanno più identità, hanno dimostrato durante l'anno che anche nei momenti di difficoltà si conoscono bene, stesso allenatore, quindi questo vantaggio Costa che aveva con noi non ce l'avrà, però Costa l'ho vista effettivamente molto 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 bene, quindi sarà una bella finale. Grazie coach. Prego. Giulia Rulli, una delle ex di questo campo, ovviamente oggi sconfitta, non può non essere contenta. Una stagione che però per te è cominciata in salita, è stata per tutto il gruppo una stagione complicata. Forse oggi quello che vi è mancato proprio nella prima parte di stagione. Ma oggi c'è grande amarezza, perché sappiamo di aver giocato al di sotto delle nostre possibilità, e in questo probabilmente è stata molto brava Costa ingarbugliarci entrambe le gare. Nella prima partita abbiamo sbagliato tantissimo a livello offensivo, ma anche a livello difensivo. Oggi abbiamo sbagliato un po' meno, però contro questa Costa probabilmente non è stato sufficiente. C'è amarezza perché sappiamo quali fossero gli obiettivi all'inizio dell'anno. Abbiamo raggiunto un obiettivo, la Coppa Italia, evidentemente non il secondo, e dispiace per i nostri tifosi che ci hanno seguito veramente ovunque per l'Italia quest'anno, dispiace per la società, per quello che ha investito per allestire questa squadra, e dispiace ovviamente anche per noi che siamo qui, che studiamo da agosto. Io ho iniziato un po' più avanti, ma ho sempre studiato con la squadra, e quindi c'è grande dispiacere. Sì, magari è un gruppo che raccoglierà frutti più avanti, però adesso arriva questa finale Costa Sanga, come la vedi? Da una parte una squadra che è imprevedibile come Costa, e dall'altra quella che è stata sicuramente la squadra più solida di tutto il campionato. Sì, la classifica alla fine della regular season ha detto che Sanga era la squadra da battere, la prima della classe,
Costa può, come abbiamo visto noi, come abbiamo subito noi in queste due partite, giocarsela con tutte. Hanno perso in semifinale contro Sanga di un punto dopo un overtime, insomma, veramente è una squadra che può dire la sua con tutti. Sanga al vantaggio del fattore campo, però insomma abbiamo visto anche con noi che il fattore campo può essere inevitabilmente ribaltato, quindi... Quanto è viva ancora la promozione in maglia Costa? Quanto è viva la promozione? È molto viva. Visto che si parla di un'altra finale, di un'altra, l'ultima volta c'eri tu, insomma. Sì, ma giocare in questo palazzetto è sempre una grandissima emozione per i ricordi che abbiamo lasciato ai genitori, ai ragazzi, alla tifoseria dei trasfertisti. Ogni volta che veniamo qua ci sono decine e decine di persone che ci salutano ancora, che ci chiedono le foto, con cui parliamo. Quindi questo significa che abbiamo lasciato sia io che Vale Baldelli qualcosa di buono, qualcosa di genuino, ed è veramente un piacere tornare qua ogni volta. Vai a consolare Vale allora. Ciao. Ciao.